Ragazzotti, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in un nuovo video di Clash Royale. Dove metterò mai questo video di Clash Royale? Non ne ho idea. Primo, secondo canale, non importa, tanto l'impegno è sempre lo stesso. Vi chiedo gentilmente un bel pollicione in su al video se vi va, un bel commentino per supportarmi, che poi vi rispondo, vi lascio un cuoricino e codice creatore CiccioGamer89 se mi volete supportare su Clash Royale o tutti i giochi Supercell. Ragazzotti, io ripeto, non so quando vedrete questo video, non ne ho idea, ma negli scorsi appuntamenti è successo questo: ho preso un po' di schiaffi con le golem e ho voluto un po' cambiare. Non sono molto sicuro di quel cavaliere buttato là, cioè dico la verità, perché con 3 di Elisir che cosa potremmo andare a prendere? C'è qualcosina pure di 2 Elisir che potremmo andare a integrare in questo deck qui che ci potrebbe dare una bella manina? Quella è la domanda che io mi porgo. Una sfera di neve, 3 spelle secondo me sono un po' troppe, raga. Proviamo ancora, senti, proviamo ancora a giocare con il cavaliere. Magari è un'ottima, un ottimo innesto, eh. Non lo so, comunque sto girando intorno sempre a questo deck qua che mi piace molto. Buona fortuna, buona fortuna. Faccio finta che anch'io ho il tuo deck. Magari immagini che possa essere un mirror match, quando in realtà non è proprio vero mai. Io farei anche una sfera infuocata, ve lo posso dire. Tra l'altro dovrei mettere forse la cosa, la lanciatrice di pugnali. Questa, questa ci può stare, eh. La drill. Che ne ho trovate diverse di drill, sono sincero. Sapete che secondo me ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Questa, che vedevo di? Probabilmente sarebbe stato molto meglio giocarla da un'altra parte. Qui ragazzi, se volete vi dico quello che è, però sarei volgare. Sarei abbastanza volgare, dico la verità. Quindi, partita persa. Partita persa, raga, secondo me, posso dire la verità, io su sto deck quasi quasi inserisco la terremoto, perché sto trovando un sacco di strutture e potrebbe starci la terremoto, eh. La terremoto ci potrebbe stare. Ora qui ragazzi si andrà a pushare con tutta la nostra forza, non posso fare nient'altro. Non posso davvero, davvero, davvero fare nient'altro, raga. Ci può stare questa? Facciamo così? Lui ha fatto un piccolo errore. Però vedete che anche se lui fa i suoi piccoli errori, comunque è troppo forte rispetto al nostro deck. Mi sembra, così di capire. Cioè qua, raga, mi meritavo di vincere. Vedete che invece non riesco minimamente. Raga, non ce la posso fa. Completamente counter, ragazzi. Completamente counter e senza ombra di dubbio. Io ci provo, ci provo, ci provo, ma che posso fare, ragazzi? Non ci siamo, raga. Non ci siamo, perché sicuramente anche qua avrei avuto problemi con l'estrattore. Perché o veramente mi tiro fuori, raga, a parte gli scherzi. Questo non è servito praticamente a niente. Praticamente a niente. Inserisco la terremoto. Magari mi vado a rimuovere la sfera infuocata, che in questo momento, ragazzi, sto veramente facendo con... non la sto praticamente utilizzando. Tanto portiamocela su, che ripeto, ho una truppa, ho un'altra, ma a me, ma che me cambia?
sono molto contento di questo livello 61, ce lo siamo meritati tutti. Allora, se mi fai giocare con come dico io, sarebbe fantastico. Io quasi quasi... raga, ma la cosa di... Io questo deck lo voglio un attimo proprio sconvolgere, cioè, perché secondo me un specchio può dare parecchio problema. Voglio veramente, ragazzi, sconvolgere questo deck, perché tanto è diventato inutilizzabile anche questo. L'avete visto, raga? È troppo, sono troppo counter. Sono troppo, troppo, ma... Non ce la fai, non ce la fai. Quindi andiamo a usare una scarica. È vero, se poi magari mi ricordo di utilizzare la duchessa, sarebbe davvero, davvero fantastico. Allora, sapete qua ho sbagliato? Ok, io non so per quale motivo mi abbia tirato lui, ma seriamente sto dicendo, ragazzi, non ho capito il motivo. Se vi posso dire la verità. Allora, lui... Vi dico un attimo una cosa. Non mi sembra un campione. Vi dico la verità. A me lui non mi sembra un campione. Neanche io sto giocando benissimo. Voi voglio vedere sta terremoto tutta in faccia, ma la tiro. È un po' tosta. Facciamo così, incominciamo a fargli danno su torre. Cominciamo a fargli danno su torre e vediamo che cosa succede, ragazzi. Ragazzi, non parlo è perché voglio essere concentrato, lo sapete, eh. Secondo me ci sta. E anche tanto, tanto, tanto. Allora, se lo spingi un po' di più non è che mi dispiacerebbe. Qualche dannino l'abbiamo fatto, dico la verità. Niente di che, eh. Siete troppo? È sicuramente too much. La terremoto qui non mi serve praticamente a niente. Vediamo, godiamoci il momento. Godiamoci il momento, per cortesia, eh. Ma questo non è male. Veramente non è male. Come mi difendo? Non mi difendo. Mamma mia, raga. Allora, mi sto comunque a divertire, ma ammetto che sto prendendo degli schiaffi interessantissimi. Ovviamente non funziona così il deck. Cioè, così non funziona. Quindi si va a rimuovere questa, si va a rimuovere questa, si va a reinserire, ma secondo me, raga, pure la scarica. Allora, dobbiamo fare così e dobbiamo inventarci qualcosa, raga. Perché prima c'era questo, cioè secondo me è più forte così, non c'è niente da fare. Dobbiamo provare così e dobbiamo sacrificare eventualmente la fireball. Perché la terremoto non è servita a niente. C'è proprio buttatissima questa partita regalata. Bocciatore comunque mi fa danno, eh. Ma avete rotto le scatole voi. Buona fortuna, buona sfortuna. Non ci credo proprio più. Forse era meglio sul moschettiere. It's
Oh, però mi dimentico sempre di mettere pure la cosa, eh. Sicuramente interessante. Cioè, praticamente, ragazzi, lui ha tirato tutte le carte che aveva e io sono imploso. Poi dice che non te devi incazzare su Clash Royale. È impossibile giocare così. Cioè, almeno per me, eh. Almeno per me così è impossibile giocare. Immagino che lui abbia veleno, abbia qualcosa del genere, o sbaglio? Lui sta rifacendo la stessa identica giocata di prima, che per me è infermabile. Cioè, raga, è infermabile per me. Ma veramente, Io comunque faccio i grandi complimenti a tutto l'algoritmo di questo fantastico gioco. Praticamente è inwinnabile. Inwinnabile, regà. Inwinnabile, ragazzi. Posso inventarmi delle cose, ma sono sotto di Elisir. Non c'ho niente. Cioè, proprio non ho niente, ragazzi. Purtroppo non riesco neanche a buttare giù quello che mi serve, raga. Ma così non si può vincere, ragazzi. Così non si può vincere. Che bello presentarvi questi video di Clash Royale, dove uno prende pizze dall'inizio alla fine. Bello, bello, bello. Niente, ci ho provato. Negli scorsi video sembrava che questo deck potesse quasi andare bene. Alla fine non è andato bene. Incredibile. Riproviamo a ritornare con questo deck qua. Che storia, ragazzi, che storia, che storia, che storia. Ma ancora con sta buona fortuna. Raga, ma per quanto mi riguarda a me, cioè, ve può esplodere la connessione internet, cioè. Cioè, per quanto riguarda me, eh. You're so dull. Sicuramente tosta. Ha senso sicuramente fare di questo, ed ha senso fare di questo. Il problema è che quello là io non lo tolgo. Ok. Non puoi fare un predict subito, è impossibile. Impossibile. Andiamo a danneggiare lui, che tanto dobbiamo ciclare noi, no? Qualche possibilità ce l'abbiamo, ma è veramente microscopica, ragazzi. Loro divisi non mi piacciono. Cioè, mi piacciono, ma non mi piacciono. Bene. Io ci proverei. Lui le frecce le ha tirate. Questa è sfiga, sicuramente. Secondo me è molto buona questa. Qui un po' si gode però, e vedi quando il deck comunque non è completamente counterato e lo sappiamo giocare un minimo bene. Un po' di...
Ok, tre mosche. Tre moschettieri sicuramente sono difficili. Sicuramente facciamo così. Ok. Lui però fa tanta roba cattiva, eh. Ok. Devo dire che siamo stati molto molto bravi qua. Poteva sembrare scontato, ma qui abbiamo veramente giocato tanto bene. Cioè, qui abbiamo veramente giocato bene con un deck che comunque sappiamo giocare. Conosciamo bene tutto e, permettetemi, lui non è che ha giocato in questa maniera così brillante, eh. Tanto, abbiamo perso tre partite. A voi a te. Perché io mi potrei anche fermare qua, ma perché fermarmi qua? Perché accontentarsi? Quando uno in realtà si dovrebbe accontentare. Drill. Io quasi quasi non giocherei altro. Lo sapete che abbiamo un attacco fortissimo se in questo momento ce la rischiamo? Dico la verità. Abbiamo un attacco molto forte. Abbiamo giocato comunque bene. Non è che posso dire di non aver giocato bene. Guardate quanti bei danni. Abbiamo ottimizzato quello che andava ottimizzato. Ora, senza sbagliare, estrattore di elisir. Questa è sbagliata da parte mia. Ok. Io però non mi fido. C'ho sempre sto brutta abitudine adesso che io non mi fido. Perché spesso e volentieri quando mi sono fidato. Allora, per esempio, no? Perché adesso l'opponent non dovrebbe avere l'opportunità di quittarsela? Cioè, se pure l'opponent, fallo quittare, è inutile che fai perdere tempo, tra virgolette, a tutte e due, no? Sbaglio. A me non mi sembra di dire una cavolata, eh. Facci quittare. Cioè, capisco che le partite durerebbero molto di meno, però facci comunque quittare. Cioè, se ti attivo la torre centrale, eccetera, 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 magari tu dici mi voglio ritirare e chiedi all'opponent mi posso ritirare, e l'opponent ti dice di sì. E a posto. Oh, beh, questo non è che me ne privo tantissimo. Andiamo, dai. Andiamo, dai. Con calma. Forza, 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 forza. Che se vinciamo questo andiamo a recuperare quello che abbiamo perso. Il drop d'inizio video. 1889 l'opponente. Scheletrini. Estrattore di elisir subito. Ok. È interessante la cosa di tirare il gigante royale da dietro nel 1 per. Quindi o hai veramente qualcosa che mi può infastidire tantissimo. Perché qua si parla veramente di potermi infastidire veramente tanto. Io non faccio niente, sbaglio. Facciamo così, che tanto chi se ne frega, no? Purtroppo non posso fare niente perché c'è quello stronzo lì. Hai capito? Che non puoi fare niente? Allora io lui non so se chiamarlo genio o stronzo. Cioè non lo so. Ce ne andiamo sicuramente da quella parte là. Noi adesso abbiamo un bel attacco. Bello vero. Vediamo quanto è counter, perché secondo me l'opponent, mi permetto di dire che
non ha giocato in questa maniera così incredibile. Però mi sembra tanto counter, o sbaglio? Mamma mia se è counter, ragazzi. Mamma mia se è counter. Non gli posso fare praticamente niente, ragazzi. Cioè, qualche danno sì, l'abbiamo fatto. Però capite che proprio lui è massicciamente counter. Che miseria, se è massicciamente counter, ragazzi. Porca miseria. Io ci provo, eh. Ci provo, ma... Che gli faccio io qui? Ma guarda comunque che peccato, ragazzi. Cioè, a saperlo... A saperlo dovevo giocare tutto da quell'altra parte. Che peccato, raga. Allora, in realtà se io avessi giocato la furia a sinistra sarei comunque andato a pareggio e probabilmente forse la tiravo via, sapete? Probabilmente sì, quindi non ho molto gusto a... così. Cioè non ho molto gusto a lasciare questo video così, perché mi dà proprio fastidio. Mi dà proprio fastidio. Sapete che c'è? Che comunque un minimo. Vediamo, vediamo che cosa succede. Ok. Quindi mi devo ricordare. Allora, lui se è quel deck che conosco io. No, però Mirke. Lui cicla un bot. Cioè, lui cicla tantissimo. E credo che già ha la razzo, se non erro. Se non erro. Quanto cicla veloce, raga. Come faccio io? Bella domanda. Riesco a fare... Sì, però guardate quanti danni mi fa. Raga, sono tanti danni, eh. Purtroppo devo giocarla così. Forse è un po' troppo presto. Però devo giocarla per forza così. Se non parlo sapete già, eh. Ha senso questa qui, secondo me sì, un botto. Ha senso sì, ragazzi. Ha senso anche questo, se è per quello. Lui deve ipoteticamente intervenire di là. E invece no. E invece no, brutto marrano che non sei altro. E invece no. Bene. 1898, ragazzi. Un'altra partita e torniamo ipoteticamente dove siamo partiti. Ipoteticamente stavamo a 1926, 27, non mi ricordo. Potrebbe avere la qualunque, ragazzi. Però io credo che devo andare addosso, no? Vabbè, questo per fortuna nostra non è stato male. Allora, sbaglio o mi rimane un attacco veramente massiccio, ragazzi? Ok, tanta roba, eh. Tanta, tanta, tanta roba, raga. Ma tanta, 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 tanta.
Lui ha le frecce, ve lo ricordo, quindi potrebbe... Ma chi te ce manda? Ma fai quello che te pare! Non me dovrebbe tirare giù la torre, Danni me li fa, ma... No. Va bene. Va bene. Di là, frecce e scarica. Ci togliamo il pensiero. Quindi io... immagino che una bella scarica qua ci stia. Devo fare attenzione, perché... perché lui comunque ha Valkyria, raga. Valkyria sono danni, Valkyria sono veramente danni, Vi ricordo che purtroppo io ho frecce. Io ve l'ho detto che qui saremmo subentrati in un vortice abbastanza cioccoli spiccoso, no? Potevo sicuramente giocare molto meglio. Allora, se volete star senti a me, secondo me io ho perso. Ve la butto là. Ma per un po' tutto quello che ha, ragazzi. Ragazzi, io ve l'ho detto. Ci ho provato, potevo vincerla, ma quando mi ha calato lo stregone, raga, ho capito che per me era andata. Cioè, con lo stregone andata completamente, ragazzi. Completamente andata. Peccato. So che vi piacciono i video di Clash Royale lunghi, lo so, sperando che voi lasciate un bel like e un bel commentino. Sicuramente dobbiamo ciclare, quindi cicliamo come si deve. Anche lui mi sembra che va di ciclaggio bello importante. Potrebbe essere un domatore, potrebbe essere qualsiasi cosa. Esattamente. Vi dico, io un micro attacco ce l'ho, però secondo me non è la cosa giusta da fare. Sapete che secondo me non è la cosa giusta da fare? Perché per carità, lui ha fireball, raga, tanto giocheremo sempre così. Mo non gli fa, non tira il domatore, ma mi tira la fireball. E di base stiamo là. Non è un problema. Non è proprio un problema mai. Non è un problema fino a un certo momento. Mo me voglio vedere. Perché lui mi sta massacrando. È un dato di fatto. Non è che... che lo devo dire io, Raga, la vedo veramente grigia, raga. E con tutto il bene del mondo, non credo proprio che sia fattibile. Mamma mia, raga. E che gli dico? Niente. Niente, ragazzi, niente.
Cioè, GG per l'opponente se passa avanti, no? GG per l'opponente, andiamo avanti. E meno male che ci eravamo avvicinati, perché mi mancava una partita. Adesso qua, raga, classico video di Clash Royale, dove devo recuperare ben 100 trofei, che sono 3 partite vinte di fila. Capite che no. Se vinciamo questa, volentieri io continuo, ma se perdo, il video finisce, raga, eh. Con tutta la buona volontà, raga, ve lo giuro. Guardate, con la massima... veramente, col massimo impegno che una persona può fare. Massimo impegno totale. Facciamo sicuramente così. Cerco di andare un po' a risparmio dove fosse possibile. A me va bene. Raga, è un botto che non faccio un attacco tutto unito. Chi se ne frega. Beh, chi se ne frega davvero, raga. L'attacco non sembrava male. L'attacco non sembrava male. La fireball l'ha usata, quindi a noi va benissimo sta storia qua. A noi sta storia qua va benissimo, perché la fireball l'ha usata. Quindi con calma, per favore, eh. Con calma e non ci facciamo prendere da... Io me ne vado di là. Chi se ne frega? C'ha un sacco di valore per fare qualsiasi cosa. Non mi interessa. Andiamo così. Devo per forza fare di questo, no? Secondo me questa idea non è così male. E secondo me pure questa non è così male. Dai, Mirke. Dai, Mirke, questa qua con un po' di fatica forse ce la portiamo a casa. Con molta fatica, eh. Potrebbe arrivare la strega. No, quella non è sufficiente. Andiamo così tanto la strega, anche chi se ne frega. Tanto posso comunque ciclare, eh. Comunque posso ciclare, ragazzi. Ve l'ho detto io. E posso ciclare. Senti bei dannini. Senti. Senti bei danni, ragazzi. Ok. Va bene, va bene, va bene. L'abbiamo gestita bene. L'abbiamo gestita bene. Strega madre, per fortuna, va giù con frecce e furia. Per fortuna. Quindi con calma. Comunque, in tutti questi video, ogni video che sto facendo, vado giù sempre di una partita. Cioè, se adesso vinco questa, non vado pareggio. Quindi in realtà no, probabilmente in questo video qua vado giù ancora più profondamente. E vabbè, che fai, te ne privi? Ragazzi, qua a me serve una ripartenza di quelle apocalittiche. Cioè, se faccio la ripartenza, questa è ottima. Questa davvero è ottima, eh. Cioè, se riesci anche così, zii, complimenti. Cioè, se riesci anche così, i miei complimenti. E non sto scherzando. Lì purtroppo lui ha difeso, ma tanto questo qui in realtà gli basta venirmi sempre addosso, raga. Cioè, poco possiamo fare, purtroppo. Hai capito? Ma
Facciamo così, va, che tanto ripeto, non ho nessuna speranza, ragazzi. Lui, ricordatevi che ha gli scheletrini, ed è per quello che io non sto giocando niente. Sicuramente questa è fotonica. E si gode! Bene! Bene, benissimo. Più 29, molto goloso. Io mi dovrei fermare, vi dico la verità. Io in questo momento, a 35 minuti di video, mi dovrei fermare. Regà, vinco questa, perdo questa, non fa niente. Sappiate che per me andava già bene questo risultato qua, eh. Anche perché, conoscendo Clash Royale, adesso mi mette contro una roba incredibile. Forse, sapete, non dovevo tirare tutta sta roba qua. Probabilmente, eh. Perché tanto lui sicuramente abiliterà. Sicuramente. Io devo andarmi comunque a difendere. Bello. Ci proviamo? Ci proviamo, raga. Sai che faccio? Dato che tu fai il bricconcello e mi hai usato la veleno lì, io faccio così. Mi va bene anche danneggiare semplicemente il boscaiolo, eh. Perché a questo punto o c'ha un'altra. Vai, 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 vai. Niente, guarda che scammata. Quando è così è tanta roba, raga, eh. Lui ha veleno, ricordiamocelo. Facciamo così. Facciamo così, facciamo così. Facciamo di questo. Se tolgo un moschettiere è incredibilmente buona. Ma in realtà, raga, è un GG atomico questo, ragazzi. Mamma mia, però vi posso dire la verità, che soddisfazione essere duro come la roccia su Clash Royale. Intigni, 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 perché non ti sta bene che stai a perdere. Allora cambi tech, allora rimetti. Però vedi che bastardo, Clash Royale. Stavamo a 3 corone in più, mi sembra. 3 fiocchi in più. 2. E a me che me li dà quelli, eh? Sapete che c'è? Va più che bene. Ragazzi, voglio un sacco di bene. Al prossimo appuntamento col vostro C89. Minchia che fatica.